Buongiorno, benvenuti a Stories di successo del Sole 24 Ore. Come ogni martedì siamo in diretta sul sito e sui nostri profili social per raccontare una nuova storia di impresa, di startup, di impresa digitale e anche di impresa nata sui social. Ecco, è proprio il caso dell'ospite di oggi perché oggi parliamo di un'agenzia creativa, una startup tutta al femminile che aiuta i brand della moda e del luxury a stare su TikTok e a spopolare su TikTok, quindi a starci con successo cercando di intercettare quel pubblico più giovane che magari può essere meno attento a un tipo di comunicazione tradizionale. L'agenzia si chiama Cultura e io oggi ho in collegamento, ospiti di Stories di successo, le due founder che sono Carolina Bin e Maria Elena Traverso. Benvenute. Grazie. Ciao, buongiorno. Allora, siete in collegamento. Questa è una startup, diciamo anche italo-inglese, perché voi siete italiane, ma lavorate a Londra. Adesso ci racconterete bene. Come funziona Cultura? Cultura che appunto ha realizzato e realizza campagne per brand molto famosi della moda, anche del Made in Italy, grandi firme dell'alta moda, creando delle campagne che hanno avuto milioni di visualizzazioni. Allora io inizierei raccontando appunto dall'inizio, com'è nata Cultura e com'è nata questa idea. Allora, grazie Alessia per questa introduzione. Cultura è nata da un'intuizione e un'esigenza. Diciamo che nell'anno 2020-2021 stavamo assistendo a una vera e propria rivoluzione in ambito social, capitanata dal movimento TikTok. La generazione dei giovanissimi, la cosiddetta insomma, generazione Z, comunicava in maniera completamente nuova online. Proponeva un modo di comunicare molto più fresco, anche imperfetto, passami il termine. E così anche i brand, diciamo che sono stati invitati a rivedere il modo molto patinato, molto sicuramente quasi perfetto di comunicare la propria identità online. E così noi abbiamo saputo, diciamo, cogliere questa esigenza. E abbiamo costituito un team di giovanissimi che questo movimento non solo lo comprendevano, ma ne erano veri e propri fautori, no? Di questo modo di comunicare estremamente autentico. E così ci siamo proposte nel mercato con diciamo, l'intenzione di aiutare i brand, in primis a capire questo movimento, a capirne il nuovo linguaggio. E anche un po' innamorarsene e sfruttare quella che era una grandissima opportunità, l'opportunità di essere presenti su una nuova piattaforma, una nuova finestra sul mondo e raccontarsi in maniera diversa, in maniera impattante e anche in maniera inedita, perché molti brand hanno saputo, insomma, cogliere questa opportunità per raccontarsi, raccontare il loro lato più umano. Elena, Vedo. scorrono le immagini tratte dal vostro sito che danno un po' un'idea dei lavori, delle campagne che realizzate. Tu in un'intervista hai detto volevamo creare un tipo di comunicazione che umanizzasse il brand in un certo senso, giusto? Sì, è proprio questo. Diciamo che abbiamo aiutato con tanta consulenza e educazione a portare ai brand una proposta di comunicazione molto umana, a raccontarsi attraverso le loro caratteristiche veramente più autentiche, raccontare magari il team dietro questi grandi marchi, a raccontare anche l'aspetto più empatico che ogni marchio rappresenta, no? La loro identità forte, forte anche di tradizioni, ma Certo. raccontata in maniera comprensibile. E questo può essere anche, diciamo, un'audacia, no? Da parte dei Certo. brand, soprattutto nel settore moda e lusso. Assolutamente. Parliamo di brand come Diesel, Marella, Max Mara, Liu Zhou, tanto per fare qualche nome. Da un articolo che è apparso qualche tempo fa sul Sole 24 Ore leggo che, per esempio, la vostra campagna Diesel ha avuto 3 milioni di visualizzazioni in una settimana. Qual è stato, per esempio, se vogliamo parlare di questa campagna, la particolarità che ha riscosso così tanto successo?
Vado io, Mari. Mi I jump in, mi introduco anch'io nella conversazione. Allora, sicuramente è un insieme di diversi fattori, quindi a cultura testiamo tantissime strategie creative, quindi il successo viene anche un po' da un test and learn continuo. Capire cosa funziona per i vari brand e continuare appunto a proporre e creare creatività che possano veramente non solo intrattenere l'utente, quindi le persone, ma anche creare un valore aggiunto. Quindi non si parla più di contenuti statici che sono molto disconnessi da noi utenti o Certo. quindi, ma un qualcosa che po possa portare un vero e proprio valore, quindi a livello creativo, a livello di storytelling, quindi può essere l'intrattenimento, può essere l'education, può essere la creatività stessa che è totalmente inaspettata, mai vista prima. Quindi quello che funziona soprattutto su TikTok è un linguaggio unico che si parla su questa piattaforma e non su altre, quindi capire proprio come unirsi a questa conversazione che è rilevante agli utenti, ovviamente che i nostri brand vogliono raggiungere in maniera però Certo. non scontata. Quindi sì, la creatività è quello che noi facciamo un po' al core del nostro lavoro, quindi cercare quegli angoli inaspettati che possano intrattenere, che possono dare un valore aggiunto, eventualmente anche portare un elemento di education, quindi funziona molto bene anche l'edutalk, Certo. l'edutainment tramite l'intrattenimento, l'educazione. Certo, intanto vi ricordo che come sempre siamo in diretta anche sui nostri social, quindi su LinkedIn, su Facebook potete rivolgere delle domande se volete a Carolina, a Maria Elena e quindi partecipare come sempre all'intervista di Stories. Le vostre campagne hanno avuto molto successo perché siete state nominate nel 2023, ma se non erro anche nel 2022, nella shortlist dei TikTok Awards, che sono dei premi per le migliori campagne. Vogliamo parlare anche di questi? Esatto, sì, grazie per questa menzione. Allora, i TikTok Awards sono un momento sicuramente molto importante per chiunque insomma, è parte di questo mondo e non solo. L'anno scorso siamo arrivati in shortlist con la campagna appunto di Deezer che hai appena menzionato. Ovviamente è un grande traguardo perché eravamo ancora insomma, all'inizio, ancora più di quello che siamo ora. Certo. Quest'anno siamo arrivati in finale con una campagna con Ray-Ban, quindi in partnership con Ray-Ban. La campagna è concentrata sulla collezione reverse del brand e siamo riusciti insomma, a portare a casa grandi risultati. Abbiamo appunto preso l'award di Greatest Performance TikTok in Italia 2023, con una campagna che appunto, come menzionavo prima, testando e integrando in una strategia più grande a 360 gradi diverse creatività e approcci strategici ha portato a casa grandissimi risultati. Nel tempo, nell'arco temporale della campagna, siamo riusciti a più che duplicare il numero di followers del TikTok account di Ray-Ban, quindi solo per darti un numero Quindi di. un risultato molto molto positivo Molto. e in questo modo aiutate i brand non solo anche a fare, come dire, un restyling a volte della loro comunicazione, ma soprattutto a cercare di raggiungere, e anzi direi che con questi numeri siete riusciti a far raggiungere loro il pubblico più giovane, la cosiddetta generazione Z o i millennial, che ovviamente si informano e magari prendono decisioni per quanto riguarda i loro consumi molto spesso sui social e soprattutto su TikTok. Allora io vorrei che mi raccontaste come viene ideata una campagna con un brand. Mi rendo conto che per ogni brand ci sia una filosofia diversa, però in generale come funziona il vostro lavoro dal primo contatto fino alla realizzazione della campagna?
Allora, te lo racconto io, poi sicuramente Caro avrà degli spunti Certo. interessanti. Allora, essenzialmente Cultura nasce come un'agenzia creativa, specializzata in questo formato, video formato breve. Noi ci occupiamo quindi di tutto, dell'ideazione, della creazione, dello sviluppo e poi anche della divulgazione di questo tipo di contenuto, soprattutto su TikTok. Cosa vuol dire poi questo in realtà? Che facciamo una serie di servizi diversi. Ci sono dei brand che ci contattano per la realizzazione di un brief. Questo vuol dire che, per esempio, un brand ha un focus e questo può essere un prodotto, come per esempio vi raccontava Carolina per il lancio della collezione Rayman Reverse, potrebbe essere una collezione. Oppure, per esempio, una target audience, quindi per esempio una campagna Liu Zhou per il loro pubblico più giovane, una campagna Certo. kids o teen. E questo è per esempio un esempio. Noi quindi prendiamo in mano il brief, creiamo una strategia creativa, quindi una storia, un racconto che possa andare a diciamo, esaudire quelli che sono i desideri del brand. E poi a veicolare il loro messaggio al loro target in modo estremamente rilevante a quello che è la cultura social, la cultura della loro audience. Cosa vuol dire questo? Che per noi è estremamente importante andare a proporre un tipo di contenuto, una creatività che risulti quanto più nativa e quanto più collegata a quelli che sono i reali interessi, i Certo. reali modi di comunicazione dell'audience stessa, avvicinando quindi il brand alla propria audience e andando a, diciamo, sgretolare quella che era la separazione, no, tra queste identità. Il brand non è più una cosa irraggiungibile, diversa, ma un brand che si comporta in maniera molto vicina e molto simile a chi poi vuole andare a colpire. Diversa ancora la strategia quando un brand invece si avvicina a noi perché è curioso, perché magari vuole veramente esplorare TikTok o questo Certo. tipo di formato per rimodernarsi, per diciamo riposizionarsi, oppure per fare proprio un percorso più strategico di riposizionamento. In questo caso andiamo proprio a fare sviluppo, andiamo a fare strategia, andiamo a fare un lavoro di rebranding che non va a diciamo fare un lavoro di tipo controcorrente a quello che è l'identità già del brand, ma a diciamo raccontare una storia inedita e Certo. estremamente diciamo anche coinvolgente che faccia intrattenimento su un canale che ricordiamoci non è un social No, come gli esatto altri. e esatto molto di più. TikTok viene chiamata un po' la TV sul piccolo Sì. schermo, quindi va considerata come una televisione, non come un social media. È un entertainment platform per natura e poi anche una interest platform, quindi il contenuto che tu consumi è il contenuto che by default è collegato al tuo interesse, quindi dà molta possibilità ai brand di Certo. ottimizzare le proprie campagne, come Mari menzionava, come spunto aggiuntivo mi verrebbe da dire che l'opportunità enorme che c'è su TikTok e insomma in questo mondo di contenuti video brevi o di comunicazione nuova e fresca, autentica, di raccontare tutte le nuanze di un brand, che forse è una delle cose più innovative al momento, lato approccio branding, perché un brand anche di alta moda, anche di estremo lusso, può finalmente raccontare tutte le nuance della propria personalità, anche se brand hanno delle personalità. Quindi Certo. nel rebranding, a raccontare storie, nel creare campagne, non c'è piattaforma come TikTok dove effettivamente come brand ti puoi esprimere. Quindi quello che creiamo noi è una strategia che permette all'utente di scoprire tutto quello che tu non sai di un brand tramite il contenuto video breve che trovi su TikTok. Quindi tutto quello che non sapevi prima, tutte le cose più affascinanti, più inaspettate, che creano un bond emotivo o un interesse. Certo. Finalmente lo si può fare nel mondo, in realtà generale, di qualsiasi settore. Noi siamo molto fashion and luxury focus, ma non solo. Però l'opportunità interessante poi nel mondo moda e lusso, perché
by default un brand di moda e lusso è sempre in questo premium Sì, space, sì, questo sì. premium. Quindi poter raccontare un qualcosa di nuovo, fresco, ma sempre alto lato posizionamento e è una grande opportunità. Quindi questo è il nostro lavoro e ci emoziona sempre perché ci sono sempre tante storie interessanti da raccontare che su altre piattaforme è È più difficile, è difficile. difficile. E infatti è interessante che appunto non è una mera comunicazione, una pubblicità, ecco, per usare una parola che adesso forse risulta un po' antica, ma è proprio il racconto di una storia per coinvolgere i follower, per coinvolgere chi vi guarda. E poi io anche come esperienza dal punto di vista giornalistico ho assistito per esempio nella recente Milano Fashion Week quanto la presenza di TikTok e la presenza dei brand di moda, della moda italiana su TikTok sia sempre più importante, direi. Quindi è a tutti gli effetti un canale non solo di intrattenimento, come dicevate, ma anche di comunicazione. Io vorrei anche raccontare un po' la vostra esperienza imprenditoriale. Intanto ho detto all'inizio che siete un team tutto al femminile, perché almeno dalle ultime notizie che ho siete 12 donne, corretto? O nel frattempo il team è cresciuto? Il team è cresciuto, sta crescendo day by day, però sì, siamo al femminile. Però lavorate anche un po' su questo fronte di quello che si chiama, no, l'empowerment femminile. Io dico sempre che è triste dover ancora parlare di campagne per promuovere l'empowerment femminile, perché dovrebbe essere una cosa, come dire, che viene da sé, però siccome c'è ancora bisogno, soprattutto nel mondo del lavoro, di aiutare le donne, diciamo, a superare gli ostacoli che a volte sono più grandi di quelli che si trovano di fronte agli uomini. Volevo capire da questo punto di vista anche se avete avuto particolari difficoltà, quali sono le attività che fate anche come agenzia nel campo dell'empowerment. Raccontatemi un po' la vostra esperienza imprenditoriale. Allora, Alessia, guarda, questo è un tema che ci sta molto a cuore. Siamo una realtà femminile, non femminista. Diciamo che siamo una realtà femminile e, come dici tu, c'è una parte che non vorrebbe, diciamo, esserlo per partito preso. Certo. Lo siamo invece per una reale voglia di dare spazio al femminile. Viviamo in un mondo in cui ovviamente il mondo del lavoro è pieno di donne, no? Però soprattutto nel mondo media, che è il mondo che ci concerne di più, le donne in leadership poi iniziano a scarseggiare. E, per me, sicuramente anche per Carolina, che ti racconterà la sua prospettiva, essere una donna, essere per me anche una mamma, una moglie, insomma, una giovane donna trentenne in questo spazio è un grandissimo onore e una responsabilità. E la mia responsabilità, o quello che mi piace fare, è coinvolgere quindi delle giovanissime donne in un ambiente al femminile in cui possano sentirsi libere, libere di crescere, libere di primeggiare, libere di dare spazio alla loro femminilità, senza che questa venga mai messa in discussione, Nel frattempo, ma scusa se che... ti interrompo, vediamo le immagini di parte del vostro team con questi outfit coloratissimi, bellissimi. Sì, il nostro branding molto acceso, portiamo colore. Vogliamo essere giocosi come TikTok stesso e tutti i contenuti che Certo. creiamo, quindi molto bright. E nel nostro team, adesso che mi fai vedere queste meravigliose foto, ci sono delle donne da tutto il mondo, dall'Argentina, dalla Turchia. Quindi siamo un ambiente assolutamente internazionale, molto dinamico, che non è chiuso agli uomini, No. anzi, anzi a gennaio si unirà il nostro primo uomo in cultura. Quindi per dire che non siamo fondamentaliste, però è una bellissima responsabilità quella di proporre un esempio nel nostro piccolo alle giovani donne, perché Certo. si possano sentire libere. E si possono sentire forti di essere donne e di essere anche imprenditrici e anche leader e anche tutto quello che vorranno fare nella vita senza scendere a compromessi.
Assolutamente, sono perfettamente d'accordo, Carolina. Questo sì, magari Maria Elena poi ha risposto in maniera molto esaustiva, siamo sempre molto allineati, ovviamente abbiamo Certo. una visione e come dicevo un team di talenti incredibili che va al di là veramente dell'età e del background, quindi quello che stiamo creando è passo per passo, poi ce ne rendiamo conto nel creare questa realtà insieme che è proprio un posto sicuro, it's a safe space for everyone. E purtroppo non è scontato ancora oggigiorno, è brutto dirlo, non vorremmo essere ancora qui, ma come dici tu, quello che ci tengo a sottolineare non è una campagna, nessun aspetto, è proprio un by-product di quello che abbiamo iniziato e Certo. stiamo realizzando giorno per giorno, quindi è proprio uno spazio in cui vogliamo dare spazio a giovani, a donne e dare lo spazio adeguato per la crescita personale e professionale di ogni individuo, quindi appunto dare spazio a essere più donne anche in un ambiente più business, oppure mostrare che possiamo diventare qualsiasi cosa vogliamo diventare, leaders. Ci sono tante donne nel nostro settore, io ho lavorato in media per tutta la mia carriera, insomma fino ad ora non è lunghissimissima, però insomma per quello che è un'industria, un settore, scusami, inglesismi, 10 anni a Londra, in cui ci sono tante donne, però poi arrivare al top o potersi sentirsi libere di esprimerci in maniera propria ogni tanto un po' più complicato, quindi vogliamo dare questo spazio molto safe a chiunque e in più sappiamo che comunque le donne in leadership oggigiorno sono ancora in minoranza, quindi nulla a togliere a appunto uomini, Certo. genderless, è proprio un approccio generale a portare uno spazio per tutti, talenti, persone che hanno voglia di fare, che hanno una passione, hanno voglia di crescere con noi e noi siamo qui per crescere con loro se vogliono unirsi Certo. alla nostra realtà e anche dare un esempio perché penso che nel nostro piccolo, che è ancora una realtà piccola se vuoi, perché dalla umiltà comunque abbiamo voglia di dimostrare che tutto è possibile, anche iniziare da zero, due ragazze, tre, insomma, quattro, cinque, poi quante siamo diventate nel tempo, siamo un team ormai di 15 ormai direi, con in arrivo altre persone, quindi Team in everything is crescita. possible. Esatto. Assolutamente, è un bellissimo esempio. Parliamo anche di questa dimensione internazionale. Tu, Carolina, sei a Londra, non so se Maria Elena anche lo è. Perché siete a Londra? Se c'è qualcuno che lavora in Italia, volevo raccontare anche questa dimensione internazionale. Allora, Cultura ha una doppia sede, quindi assolutamente sì, una grande Ok. presenza italiana che costituisce poi la maggioranza della nostra forza lavoro, squadra e anche del nostro, diciamo, della nostra rete clienti. La nostra presenza londinese deriva da un percorso accademico e professionale che porta sia me che Carolina a, diciamo, crescere e affacciarsi al mondo del lavoro a Londra. Abbiamo entrambe studiato all'università a Londra e poi iniziato la nostra carriera lì. Io ho iniziato in L'Oréal facendo product marketing e Carolina, insomma, poi ti racconterà anche il suo percorso. Adesso siamo entrambe in Italia, quindi Ah, siamo ok. tornate, anche se appunto siamo un po', ci spostiamo dove serve, siamo molto dinamiche, Cultura opera a livello internazionale. E tra l'altro nel 2024 in programma c'è un'espansione forte in altri mercati, Germania, Francia, un posizionamento forte negli Stati Uniti. Quindi siamo molto dinamiche, ci spostiamo sempre. Al momento siamo entrambe in Italia. Ok, quindi in un certo senso non esiste una vera e propria sede di lavoro, ma ne esistono tante. Fisica no, ce ne sono tante digitali, siamo un po' ovunque, come diceva Mario, insieme a lei, insomma, abbiamo fatto questo percorso di studi a Londra, io ho vissuto addirittura 10 anni, quindi i miei inglesismi purtroppo
reduci da questi anni di università, studi e lavoro, ho sempre lavorato in media, media, advertising, editorial per vari media hubs a Londra, sempre con un focus sul mondo fashion and luxury. In Italia per lavorare appunto a TikTok nel verticale fashion and luxury. E poi abbiamo capito, insomma, in realtà le realtà come le nostre sono molto dinamiche e lavorano benissimo in remoto, quindi siamo nati nel momento del remoto, quindi abbiamo questo approccio, cerchiamo poi di ovviamente essere sempre quando possibile più insieme, la team per produzioni, team meetings, eccetera. Però sì, base Italia, Londra, espansione, come Maria Elena diceva, in diversi mercati. Operiamo poi a livello internazionale, globale, quindi un po' ovunque. Sentite, prima di porvi l'ultima domanda, che è quella che riguarda, come sanno, gli appassionati di storie di successo, riguarda il consiglio da dare a un aspirante imprenditore o imprenditrice. Mi piacerebbe anche sapere da voi, che siete ovviamente esperte, secondo voi come cambierà nei prossimi anni il ruolo di TikTok e dei social per quanto riguarda il business dei brand? Perché mi par di capire da quello che sperimento, che vedo anche raccontando le storie di successo, che non sia più solo influencer marketing, ma ci siano tantissimi strumenti di comunicazione sui social, sempre più in espansione. Qual è il vostro punto di vista? Ma questa è una bella domanda, molto interessante. Noi sicuramente siamo partiti con un approccio TikTok, perché siamo nati dal movimento TikTok, che molto ci differenzia da altre agenzie. Nel mondo creativo non abbiamo fatto il catch up, we were born TikTok, però TikTok è un medium che ha rivoluzionato e sta rivoluzionando tutto il mondo media, quindi penso che si parlerà di TikTok come di altre piattaforme, non so cosa ci sarà nel futuro, ma il nostro approccio va al di là della piattaforma stessa, quindi il linguaggio, l'approccio, il modo di raccontare storie. Sicuramente ci sono tanti filoni di varie tendenze, ci sono quelle che Maria Elena menzionava prima, lo humanizing, quindi rendere sempre più umano quello che può essere un brand, o se non è un brand, comunque l'interazione con un utente, quindi l'autenticità, nel senso ci siamo sicuramente tutti un po' allontanati da questi contenuti che sappiamo non essere veritieri, autentici o comunque di rilevanza per noi. Poi altri filoni possono essere digital art, per un brand al momento abbiamo vinto appunto il TikTok Award con Ray-Ban anche grazie a contenuti creativi che arrivano dal mondo dell'arte digitale, quindi tutto un altro filone ancora. Poi c'è, come menzionavo prima, l'edutainment, ovvero l'intrattenimento con focus education, quindi il voler raccontare storie che apportino valore sempre comunque gioiosa. Quindi penso ci saranno tante sfumature di novità. Quello che noi facciamo con i nostri partner, clienti con chi lavoriamo, è di aggiornarli veramente a livello quasi settimanale, perché tutto cambia veramente da un giorno all'altro, certo. Quindi parte del nostro lavoro è anche la consulenza e l'educazione di quello che succede al momento stesso. Noi diciamo sempre che cultura è nel momento presente di ora, non tanto neanche il futuro, perché non possiamo predirlo più di tanto, quindi cerchiamo di capire cosa è rilevante oggi, certo, che le persone, we tap into the conversation e poi quello ci porta al futuro, quindi chissà cosa ci aspetta, però magari Mari, cosa hai da aggiungere? Qualche previsione. Esatto. Mi verrebbe da aggiungere a quello che ha detto Carolina, quindi l'importanza al valore e la creatività al centro, e una previsione che insomma mi auguro che si avveri, che è quella di portare l'esperienza online e quella invece fuori schermo a unirsi. Vediamo che come TikTok
Oggi diciamo si fa pioniero di questo movimento in realtà in cui si porta l'user a consumare un video sempre più lungo, un video che li porta a immergersi in una storia, e un video che li porti anche a un'esperienza che va al di fuori della piattaforma stessa. Questo è un fenomeno sicuramente interessante da un punto di vista brand, perché poi il famoso caso TikTok made me buy it, TikTok made me read it, sì, TikTok made me watch it, no? Come quello che succede in piattaforma come un'onda va poi a riversarsi anche all'esterno. E io in questo credo molto anche da un punto di vista di servizio che offriamo ai nostri brand. Noi vogliamo creare delle esperienze vere, autentiche nel mondo reale, che poi andiamo a raccontare su schermo, in cui andiamo veramente a creare valore, a creare relazioni, e a portare chi spende veramente tanto tempo online, che è la realtà del nostro tempo, sì, anche a condividere esperienze autentiche fuori schermo. E questa è una direzione di TikTok stessa, una direzione che anche qui, secondo me, emerge da un'esigenza, certo, da un insight della gente, no? Che dopo tanto schermo forse voglia anche di ritrovarsi. Esatto, ha voglia un po' di realtà. Allora, concludiamo la nostra piacevolissima chiacchierata con un consiglio a un imprenditore o un'imprenditrice digitale che sta lì, ci sta guardando, ha un'idea nel cassetto e vuole trasformarla in realtà. Qual è il consiglio che gli dareste? Guarda, il mio è semplice, nel senso che mi viene da dire che l'imprenditoria, come dice il famoso detto, è come arrivare in cima a un grattacielo e buttarsi e imparare a volare in caduta libera. È un po' così, secondo me bisogna lanciarsi, non avere paura del giudizio, della caduta, di sbagliare, non prendersi troppo sul serio, ma che vada, non va, ti rialzi e via su per le scale per lanciarsi su nuove direzioni, nuove avventure. Sapere anche cogliere e leggere la corrente e, certo, quindi farsi trasportare quando c'è del momentum. Bene. Carolina? Guarda, questa quote che Maria ha appena menzionato, ci crediamo tantissimo, quindi noi ci stiamo buttando e stiamo imparando a volare nel process di creare cultura e crescere cultura, quindi assolutamente chiunque stesse ascoltando con un sogno nel cassetto, provarci sempre, al massimo non va avanti, ma andrà avanti qualcos'altro. Esatto. Maria, abbiamo fatto sempre mille esperienze pre-cultura, e poi cultura appunto è stata un'esigenza, quindi cogliere questa esigenza, cioè trovare quello che effettivamente, certo, è un bisogno del mercato, del mondo in cui si vuole lavorare, e poi anche avere quella consapevolezza di cosa ami fare e cosa sei bravo a fare, perché solitamente è un po' la stessa cosa, no? Sei bravo a fare quello che ti piace fare. You will only exceed by doing what you really love doing and what you can do. Quindi trovare un po' quel punto che ti valorizza, perché è una soddisfazione, certo, personale, ma che ti darà quello sprint in più. Quindi devi sapere tu qual è il tuo punto forte. Allo stesso tempo, siamo un po' in questa società, in questa cultura ormai che si fa solo quello che ci piace fare, se no you swipe and you go to the next. Allo stesso tempo, prima di arrivare a quello che è questa consapevolezza, fare anche tutto quello che non ti piace fare. Certo, quindi, perché è necessario a volte mettere quei gradini, quei pezzettini che servono per i mattoncini per creare la casa più grande. Quindi, esatto, fare anche quello che non piace fare, fare le più solide fondamenta per il sogno più grande, poi buttarti e fare quello che ti piace fare, che sai fare veramente bene. Grazie a Carolina Bin e a Maria Elena Traverso, che sono le co-founder di Cultura. Grazie per averci raccontato questa storia. Io ringrazio ovviamente anche tutti quelli che ci hanno seguito. Vi ricordo che potrete rivedere questa puntata sul sito del Sole 24 Ore, dove troverete anche tutte le puntate andate in onda finora. Grazie ancora e ci vediamo martedì prossimo per una nuova storia di successo. Grazie mille. Alla prossima. Alla prossima.